Amici, un saluto dal vostro Franky di quartiere, bentornati alla nostra rubrica settimanale di RPG News. Ragazzi, questa settimana non c'è tantissimo, ma quello che c'è è molto intenso, quindi restate con me. Sigla! Franky Slayer. Amici, come sempre vi ricordo che dal lunedì al venerdì mi trovate ogni sera in live a giocare JRPG vari. In questo momento sono alle battute finali di Xenogears e ho deciso di focalizzarmi su Xenogears per finirlo prima dell'uscita imminente di Live Alive. Ragazzi, imminente vuol dire che esce questa settimana, esce il 22. Pertanto, ragazzi, poi giustamente mi giocherò Live Alive. E mi sono dato una settimana per finire Live Alive, perché poi esce Xenoblade 3 e giocherò chiaramente anche quello in live. Quindi, se avete piacere a tenere Franky in sottofondo la sera mentre fate le vostre cose, Franky tiene compagnia a voi, voi tenete compagnia a Franky, siamo tutti felici. Ragazzi, vi aspetto dalle 21 in poi, dal lunedì al venerdì. Dunque, apriamo in pompa magna con un'intervista che Yoshi P ha rilasciato a Famitsu, chiaramente riguardante Final Fantasy XVI. Ragazzi, c'è uno spaccato netto, c'è chi veramente non riesce a perdonare Square per aver distrutto quello che era Final Fantasy e averlo trasformato in un banale action game, e chi invece vuole dare fiducia a Yoshi P, come ad esempio il sottoscritto. Ho realizzato anche un video dove spiego le mie ragioni per cui sono convinto, non ho la sfera di cristallo, però in base alla mia esperienza, in base alla gente che ci lavora, ho realizzato un video dove spiego perché secondo me Final Fantasy XVI sarà un capolavoro, poi soltanto il tempo potrà dirci davvero se lo sarà o meno. Sta di fatto che in questa intervista Yoshi P ha dovuto chiarire alcuni punti all'intervistatore di Famitsu. Prima di tutto, visto che non vuole essere ipocrita, l'ha detto che il fatto che il battle system sarà action è più per strizzare l'occhio alle nuove generazioni di giocatori, di videogiocatori. Purtroppo bisogna ammetterlo, oggi come oggi un battle system action tira di più sul giocatore casuale, sul giocatore medio, perché il giocatore casuale è spaventato dal dover inserire i comandi, dal dover leggere, dal dover usare strategia, che poi in realtà anche in un gioco action c'è la strategia, però il gioco action è un po' come bere un bicchiere d'acqua, inizi a bere e poi insomma vedi se vuoi bere un sorso piccolo o se ti vuoi fare un sorso grosso. Ha risposto che anche lui è nato coi JRPG a turni e li adora, però oggi come oggi il pubblico più giovane non è attratto da questo genere di gioco, e quando fai un videogioco con un budget multimilionario deve vendere e devi mettere in conto anche queste cose. Ha rincarato la dose dicendo che mentre un tempo eravamo relegati a giochi senza espressività e giochi che a livello tecnico non potevano permettere di compiere determinate azioni, determinate pirolette in tempo reale, si approcciava il JRPG proprio per questa ragione. L'immaginazione andava ad aggiungere tutto quello che mancava. Oggi la tecnologia permette veramente di fare qualsiasi cosa, per cui lui non vede la ragione per cui non si possa pensare a fare un gioco action comunque con la storia di un colossal hollywoodiano. È stato scelto Ryo Suzuki come director del battle system, pertanto non potevano fare un gioco a turni, dice. Chiaro, io qui direi, vabbè ragazzi, potevate scegliere qualcun altro. Però il discorso qui è che ormai è stato deciso che il battle director sarà lui, pertanto farà ciò che gli riesce meglio. Ryuzuki è stato battle director per Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel vs. Capcom. Insomma ragazzi, è così. Poi se volete approfondire andatevi a guardare l'altro video. Ha riferito le testuali parole: io voglio la storia di un eroe che salvi il mondo, perché questo è Final Fantasy. Io voglio che un'evocazione impazzisca e distrugga la mappa, cioè voglio che distrugga città, distrugga pianure. Io voglio rilasciare questo gioco il prima possibile. Non posso rilasciarlo in parti, ed è per questa ragione che ho scelto di non avere un open world. Infatti molta gente gli ha criticato la scelta che non ci sia un open world, però devo dire che la risposta che ha dato a me sembra convincente. Se tu vuoi creare una storia di impatto
Vuoi che ne so, determinate città, determinati luoghi vengano distrutti da una guerra tra eoni giganti, che poi, se ci pensiamo bene, è lo stesso impatto che potrebbe avere una bomba nucleare, non puoi creare un open world, se no diventa problematico poi andare a distruggere mezza mappa. Pertanto, se tu scegli di non avere un open world, ma avere determinate location, in base all'esigenza della trama, magari anche grandi, e poi decidere che al termine dell'arco narrativo queste aree vengano spazzate via dal combattimento tra eoni, secondo me è molto ragionevole, è molto ragionevole. Oltretutto ha anche detto che il gioco non lo vuole dividere in parti e vuole che tratti la storia di Clive da quando aveva 16 anni a quando ne ha 30. Per coprire un arco temporale così lungo bisogna anche rendere il mondo mutevole e anche in questo caso un open world diventa problematico, mentre gestire delle aree separate il time skip è molto più semplice da rendere realistico. Ha concluso dicendo: se avessimo avuto 15 anni di tempo, un numero a caso, se avessi avuto 15 anni di tempo per lo sviluppo, l'avremmo anche fatto l'open world, ma col poco tempo che ci hanno dato, ci siamo dovuti concentrare sul creare un'esperienza story driven più convincente possibile col poco che avevamo. Ragazzi, a me ha convinto, anche perché ricordiamoci che, ad esempio, Final Fantasy XV, sì, aveva uno pseudo open world, però erano tutte foreste, strade asfaltate, le città non erano praticamente accessibili, non c'erano villaggi, c'era soltanto un bar e basta, ogni tanto una stazione del benzinaio. Cioè, un open world così non te ne fai niente. Cioè, è bello, però dopo un po' che lo giri ti sei anche un pochino annoiato. Mentre invece concentrarsi sul fare aree separate, magari più piccole, però molte di più, per rendere l'idea veramente di un viaggio per il mondo, io approvo totalmente. Vi ricordate che vi avevo parlato del Mega Drive Mini 2? Ebbene, tra i vari giochi che comporranno la sua lista sono stati rilasciati dei nuovi titoli. Tra questi spiccano Lunar 1 e Lunar 2. Chiaramente le versioni Sega CD, non le versioni PlayStation, quindi le cutscene sono animate in stile Sega CD, non sono i filmati anime della versione PlayStation. Chiaramente questi titoli usciranno sulla versione giapponese per ora. Non è ancora dato sapere se saranno presenti anche sul Genesis Mini, che è la versione americana, e sul Mega Drive Mini europeo, perché abbiamo visto che in questi casi alcune volte i titoli cambiano. Staremo a vedere, ragazzi, se uscisse da noi un Mega Drive Mini con Lunar 1 e Lunar 2, nonostante io abbia già il primo Mega Drive Mini, tra l'altro ci abbia messo sopra anche altri titoli, potrei valutare seriamente di acquistarlo, più che altro per una questione collezionistica e nostalgica. Come detto prima, Xenoblade 3 è alle porte, ragazzi, e io sono impaziente. Ho dato un'occhiata alla preview di un paio di siti americani e tutti hanno confermato le impressioni che abbiamo avuto dal trailer esteso del Nintendo Direct, ovvero che Xenoblade 3 inizia con dei toni molto più seriosi rispetto ai primi due Xenoblade, tratta la guerra e soprattutto la questione dei soldati bambino in una maniera veramente cruda, e anche il fatto che siano tutti dei cloni con solamente 10 anni di vita ci fa capire che in realtà nella maggior parte dei casi muoiono tutti prima, e chi riesce comunque a compiere il suo ciclo vitale di 10 anni poi deve donare l'energia vitale alla propria regina. Insomma, ragazzi, sembra molto crudo, molto cruento. Io poi non mi sono messo a guardare troppe cose perché volevo evitare spoiler, però hanno confermato, ecco, che inizialmente, poi non sappiamo come si svilupperà, ma presumo che resterà più o meno allo stesso livello, la storia sembra bella seriosa, bella triste. Insomma, ragazzi, potrebbe essere un remind alla lontana alla crudezza di Xenogears. Ragazzi, staremo a vedere. Io questo per me potrebbe essere il GOTY, potrebbe. Vediamo.
Star Ocean The Divine Force torna a far parlare di sé con due trailer che sono stati rilasciati per introdurre i due protagonisti. Ricordo che il gioco utilizzerà un sistema duale di protagonisti, proprio come Star Ocean The Second Story. Quindi potremo scegliere Raymond Lawrence, che è un capitano della Federazione Spaziale che se ne va a spasso per lo spazio, ma poi viene attaccato da una nave imperiale e precipita su questo pianeta retrogrado, oppure Letizia Auserius, che è un legato, un comandante di questo esercito stile antichi romani, però leggermente più futuristico, di questo pianeta meno sviluppato, che poi chiederà proprio a Lawrence aiuto e assistenza per la sua quest, promettendogli in cambio che poi sarà lei ad accompagnare lui nella sua avventura a spasso per l'universo, a combattere contro l'impero. Ricorda moltissimo The Second Story, probabilmente il Remind è voluto. Il gioco sappiamo già che avrà delle macro aree stile Xenoblade, esplorabili addirittura anche in altezza perché si potrà volare. Il battle system sembra leggermente più tecnico rispetto al solito, mi ha ricordato leggermente quello di Tales of Arise. Le musiche, la colonna sonora ormai è del consolidato Motoi Sakuraba, che è anche il compositore della saga di Tales of. Io in realtà, ragazzi, diciamo che Tales of e Star Ocean li ho sempre visti abbastanza vicini, erano molto comuni, potrebbero quasi far parte della stessa saga. L'unica cosa, ragazzi, che davvero, ma proprio veramente, faccio fatica a mandare giù è il labiale, il desync del labiale, che nella versione americana è veramente proprio totalmente fuori. Ma guardandomi bene anche il trailer giapponese, mi sono accorto che anche in quel caso lì non è comunque all'altezza. Sembrano veramente dei bambolotti di gomma che fanno proprio fatica a muovere la bocca. Sembrano dei pesci. Non lo so, ragazzi, non lo so. Cioè, è ovvio che questa è una roba secondaria rispetto poi eventualmente alla genuinità del gioco, Però sai, se tu poi mi vuoi, tra virgolette, far vedere una grafica pompata e poi però mi lasci un labiale in queste condizioni, non riesco a non vederlo, ecco, non riesco a non vederlo. Comunque, ragazzi, staremo a vedere. Il gioco è in uscita il 27 ottobre di quest'anno, quindi manca ancora un po', non tantissimo, perché poi abbiamo visto che i mesi scorrono veloci. Soprattutto io mi sono accorto, ragazzi, che più cresco, più gli anni passano veloci. Quello che mi fa paura è pensare che magari più andremo avanti con l'età, più questa percezione del tempo che scorre veloce aumenterà. Affascinante, ma anche spaventoso. Arrowitz e Prime Matter annunciano Mato Anomalies, un JRPG a turni ambientato in una Shanghai antica ma futuristica, con come tema di base l'investigazione privata anni 50 mischiata a demoni e robe varie. Ragazzi, a me il trailer convince, mi sembra veramente fatto bene. Ci saranno due protagonisti: il detective privato Do, che di giorno si dovrà occupare di investigare nella città per raccogliere intel, e Graham, un esorcista misterioso mezzo ninja che di notte andrà nei sotterranei della città a combattere e fare ciò che gli riesce meglio, combattere contro i demoni. È stato detto che mentre la città sopra appartiene a un piano, a un mondo, nel sottoterra, nei sotterranei, c'è proprio un altro mondo, c'è proprio tipo un mondo parallelo, e ci saranno dei portali per poter accedere a questo piano separato, a questo mondo parallelo. E ragazzi, il battle system è a turni, la direzione artistica mi piace, mi convince molto, e andando a vedere uno degli scorsi lavori a cui ha lavorato Arrowitz, Hermitage Strange Case Files, mi sono reso conto che sia la direzione artistica sia la componente investigativa la sanno gestire, l'hanno gestita molto bene in Hermitage. La prima espansione DLC di Stranger of Paradise uscirà tra pochissimo, il 20 di luglio. Stiamo parlando di Trials of the Dragon King. È stato rilasciato un nuovissimo trailer molto molto accattivante, dove vediamo Jack combattere nei panni di Garland contro il party dei protagonisti di Final Fantasy 1,
capitanati dal Warrior of Light. E questo poco che si vede, ragazzi, è dannatamente figo, bisogna ammetterlo. Quello che però è stato anche mostrato è che ci saranno tre nuove classi: Pellegrino, specializzato in staffe, Evocatore, specializzato nell'evocare dei mostriciattoli autonomi da lanciare contro i nemici, e Summoner. Sì, lo so, in italiano si tradurrebbe evocatore, però Summoner. Il Summoner invece utilizzerà solamente Bahamut, evocherà Bahamut e sarà specializzato in super attacchi di Bahamut. Chiaramente consumeranno un botto di MP, ma saranno anche devastanti, faranno dei danni assurdi, tra cui chiaramente il famosissimo Mega Flare. Ovviamente presumo io che questa classe sarà sbloccabile solo sconfiggendo Bahamut, che presumo essere il super mega boss di questa espansione, oltre chiaramente al Warrior of Light. Che dire, ragazzi, Stranger of Paradise non è che sia stato accolto benissimo, ma più che altro perché è uscito in contemporanea quasi di Elden Ring, e ovviamente il faro mediatico di Elden Ring ha obliterato Stranger of Paradise. Poi aggiungiamoci il fatto che la fanbase di Final Fantasy ce l'ha un po' qui la questione che adesso vogliono fare tutti Final Fantasy Action. Però ragazzi, io l'ho giocato senza aspettarmi nulla, l'ho giocato senza hype, e devo dire che a me il gioco è piaciuto. Mi è piaciuto, è un gioco nella media. Se gli dovessi dare un voto, gli darei un 7 generico. Però è un 7, ragazzi, non è né un 6 né un 5. E parliamoci chiaro, la maggior parte degli 8, 9, 10 che vengono dati dalla stampa sono tutti voti gonfiati. Oggi, ragazzi, ci attestiamo su videogiochi che stanno tra il 7 e l'8, con picchi che ogni tanto raggiungono il 9 di rado, e tanta fuffa da 6 o da 5 che viene pompata a 8 oppure 8.7, senza voler citare quel meraviglioso voto che venne dato a Baldo da The Games Machine. Ops, l'ho appena fatto. Cyber Connect 2 ha ufficializzato Fuga Melodies of Steel 2. Fuga fa parte della Little Tales Bronx Saga, vi ricorderete magari Solato Robo uscito per DS. Ecco, il mondo, il setting è questo, quindi si parla di un mondo steampunk immaginario popolato da uomini cane e uomini gatto. In questo contesto Fuga è ambientato in una sorta di setting stile Seconda Guerra Mondiale, dove ci sono questi bambini, questi ragazzini che si trovano la loro città distrutta, invasa da questo impero pseudo-nazi, e devono scappare. Trovano questo castello, questa sorta di castello fortezza carro armato errante, una vecchia, un'antichissima reliquia. Ci salgono a bordo e decidono di scappare e anche di comunque combattere contro l'impero malvagio. Però c'è un grande costo per poter operare questo castello. Questo castello dispone di un Soul Cannon, un cannone dell'anima potentissimo, che per essere usato richiede sacrificare la vita di un essere umano. Quindi questi bambini, in ogni combattimento importante, ognuno di loro, anzi sarà il giocatore a dover scegliere chi sacrificare come munizione per poter utilizzare questo cannone. Per quanto lo stile, diciamo, sia molto puccioso, molto kawaii, in realtà la storia è brutale, perché noi vediamo questi ragazzini che man mano che la storia va avanti muoiono, si sacrificano. Questo non è un incipit del tutto originale, perché in realtà è stato inventato col manga di Bokurano, hanno fatto anche l'anime, che parla di questi 10 ragazzini che trovano questo mega robottone gigante e devono a loro volta combattere contro altri robottoni giganti che vengono da terre parallele, di universi paralleli. Per far operare il robottone bisogna sacrificare la vita di un bambino. E quindi, combattimento dopo combattimento, questi bambini muoiono. Comunque, amici, finalmente Fuga 2 è stato annunciato, e c'è di più. È stato ufficializzato che sarà una trilogia. Quindi, ragazzi, aspettiamoci un cliffhanger verso la fine a sto punto. Mentre magari con Fuga 1 non potevano farlo, con Fuga 2 sicuramente lo faranno, sapendo già che si tratta di 3 giochi. In più verrà anche rilasciata una demo di Fuga 1, che arriverà fino al terzo capitolo. Ci hanno messo un po' di tempo per capire che magari una demo avrebbe potuto spingere qualche vendita in più. Però ragazzi, io vi consiglio di provarvi la demo di Fuga 1, perché in realtà è un gioco molto valido.
Primo Fuga è uscito su tutte le piattaforme, quindi lo trovate su Switch, PlayStation 4, 5, Xbox, Steam, lo trovate ovunque. Io ragazzi vi consiglio di provarvi la demo. Amici, se siete arrivati fino a qui vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Ricordatevi che la rubrica RPG News esce una volta alla settimana, di solito domenica sera, perché la mattina vi guardate Player Inside, lo so. Il pomeriggio fate le vostre cose, andate al lago, andate al parco, bla 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 bla. E quindi ragazzi, io ve la metto la sera, così tornate la sera, che magari siete in macchina nel traffico per tornare a casa, oppure siete già a casa stanchi sul divano, e vi guardate un bel RPG News. Se non vi siete guardati gli episodi precedenti, andate magari a guardarvi anche i video di settimana scorsa, due settimane fa, perché potrebbe esserci qualche piccola news di cui nessuno ha parlato che vi siete persi. Per il resto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà una classifica. Sto lavorando ad altre due classifiche che ancora non vi accenno, anzi una ve la dico. Sto lavorando alla classifica dei JRPG più costosi in assoluto. E ci sarà anche una critica comunque alla speculazione. Se vi piacciono i video che fa Frankie, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale se non vi foste già iscritti, almeno così poi avete direttamente le notifiche dei nuovi video che arrivano. Ma soprattutto vi chiedo un contributo a costo zero. Condividete i miei video, postateli su Facebook, condivideteli con i vostri amici appassionati. Questo è l'unico modo che esiste per il mio canale di poter crescere. Vi ricordo ragazzi che quando arriverò a 10.000 iscritti arriverà una nuova retrospettiva, coi controcavoli ragazzi, roba da leccarsi i baffi, roba che avete giocato tutti tanti anni fa e che piangerete a guardarla. Però se non arriviamo a 10.000 iscritti non esce. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio. Frank is late.